Nuovo. Vorrei cominciare raccontandovi una storia vera che si racconta di San Giovanni. Voi sapete che tutti gli apostoli sono finiti un po' male. San Giovanni stava per finire male a Porta Latina a Roma perché l'hanno fritto nell'olio, ma un po' come il gelato cinese, non gli è successo niente. Allora ha sopravvissuto a lungo, quindi l'unico tra gli apostoli che non è morto affettato, è morto di vecchiaia alla fine, quindi è considerato martire, apostolo martire, perché il martirio l'ha attraversato, ma poi è uscito vivo. Comunque ci racconta di lui che, dato che aveva superato forse i 100 anni d'età, non abbiamo la sua età esatta, che non si reggeva neanche più in piedi. Allora, nella chiesa ad Efeso, dove era vescovo, per così dire, lo portavano i giovani in braccio in chiesa per parlare un po', due o tre parole alla gente, quello che reggeva la sua capacità espositiva. Pensiamo un po' a Giovanni Paolo II che abbiamo ricordato 2 giorni fa, cioè, non era più quel giovane che, pentitevi, era ormai un anziano che comunque trasmetteva carisma, perché non è il vigore che trasmette lo Spirito Santo, ma l'essere impregnati di Dio. E Giovanni era così. Solo che negli ultimi anni, come capita anche, torniamo all'essenziale, e iniziamo ad essere abbastanza ripetitivi. Allora Giovanni ripeteva un paio di cose, che in fondo dicevano un'unica cosa: Dio è amore. Amatevi gli uni gli altri, c'è solo l'amore, amatevi come io ho amato voi. Quel nucleo già presente nel suo Vangelo, ma solo quello. Un giorno uno di questi giovani vigorosi che lo portava dice: "Ah Giovanni, tutto il tempo a parlare di questo abbiamo capito, perché parli solo dell'amore?" E Giovanni con tanto candido gli dice: "Perché c'è solo l'amore." Tu mi dici, che risposta è? Eppure questa è l'essenza della fede cristiana, l'essenza dell'insegnamento di Gesù, l'essenza dell'uomo secondo Gesù. E questa ultima frase che vi dico vorrei che sia la provocazione per riflettere sull'insegnamento di Gesù sull'amore. Perché lo dico? Perché spesse volte, quando parliamo della nostra fede, tanto per parlarne, diciamo certe cose e quando arriviamo al visibile diciamo: "Vabbè, quello è il Vangelo, lo lasciamo a Don Paolo e lo lasciamo in chiesa, lo viviamo tra di noi quando è possibile, poi la vita è vita." La vita è vita e non si può stare così. Quando viviamo questo, c'è una schizofrenia tristissima che inficia tutta la nostra esperienza spirituale, lasciandoci anche con un senso di colpa, perché ci rendiamo conto sempre che, di non essere all'altezza del Vangelo. In verità, Gesù sarebbe, e questa la dico e me la spiego dopo, sarebbe meno esigente, meno caritatevole di noi nel pensare l'amore. Sembra una frase un po' strana, sembra una frase un po' eretica. Ma quello che voglio dire è questo: a volte dall'altare o dall'aula di catechismo o dal dialogo tra me cristiano e chi cristiano non è e vuole sentire, si sente dalla mia bocca una configurazione dell'idea dell'amore che non era neanche quella di Gesù Cristo. Amiamo troppo. Amiamo troppo a parole e non riusciamo a incarnarlo. Amiamo troppo perché, mentre la carità di Gesù aveva le sue sfumature incarnabili, la nostra è irrealizzabile. Ora, mentre pensavo a questo primo spunto provocativo, mi venivano in mente alcune istanze nella scrittura dove l'uomo pretendeva di essere più bravo e più santo, più gentile e più generoso di Dio. In genere prendeva mazzate. La meno peggio è stato quando Gesù ha detto a Pietro: "Dietro a me, Satana." In fondo, che male aveva detto Pietro a Gesù? Gli ha detto: "Maestro,
non ti capi di questo che venga ucciso, tu che sei il Messia, dietro a me Satana. Ma l'esempio che voglio darvi adesso è degli amici di Giobbe. Il libro di Giobbe lo conoscete, quello dell'Antico Testamento. Cosa racconta in fondo? Racconta la storia di questo, è una storia, ricostruita proprio ad arte, con tante parti poetiche, che racconta la storia di un uomo fantozziano per certi versi, perché gli capita di tutto, dalla perdita della famiglia, alla perdita della salute, a una moglie rognosa che gli dice, maledice Dio e muori. È capitato male. E cosa succede? Vengono i suoi amici che vogliono mantenere la bella figura di Dio e gli annunciano che se ti è successo qualcosa di male, sicuramente hai sbagliato, perché altrimenti Dio sarebbe ingiusto, non sia mai. Tutto il libro si gioca su questo fatto, che lui dice no, io non ho sbagliato, anzi ho cercato di fare del mio meglio, e loro dicono sì, ma se ragioni così significa che Dio ha sbagliato. Sto uscendo un po' fuori dal tema, ma adesso vi spiego perché do questo esempio. Alla fine della storia appare Dio a Giobbe, non è che dice a quelli, ragazzi, io vi ringrazio, avete pensato bene di me e quindi avete tutto il premio. No, dice a Giobbe, offri un po' di sacrifici, altrimenti questi me li fa fuori. Certo, è l'idea dell'Antico Testamento e soprattutto un pezzo educativo, letterario, non dobbiamo pensare Dio così. Ma l'idea di fondo è interessante, che ci sono persone che per rifarsi un'idea perfetta di Dio, della vita spirituale, calpestano l'umanità. E a questo io voglio arrivare. Sì, l'ho chiamato un Dio umano per il semplice fatto che sono sempre più convinto che se vogliamo essere spirituali e cristiani dobbiamo essere realmente umani. E questo si applica anche al concetto della carità, all'insegnamento di Gesù sulla carità. E adesso entriamo nel mare, nel merito della nostra riflessione. La prima cosa che Gesù insegna sull'amore è che deve essere concreto. E a proposito di amore non concreto, c'è un letterato inglese che si chiama Charles Dickens, che ha scritto Il canto di Natale, che poi per noi più giovani la Disney ha trasformato in quel film, com'è in italiano? E io non sono più giovane. Ah, ecco. Esatto, con Topolino, che praticamente appaiono tre angeli del Natale, penso si chiama il canto di Natale. Ecco, Il canto di Natale. quel Charles Dickens in un altro romanzo parla di una signora e la definisce molto caritatevole, ma di una carità telescopica. Cos'è la carità telescopica? Come guarda lontano, ma se io guardo col telescopio qua. Vedo lontano. Però che quando non Cioè, se tu soltanto guardi. No, in visto. Vicina, Allora, se io prendo un telescopio e guardo qualcuno di voi, cosa vedo? Non vedo niente, ve lo assicuro. Perché col telescopio che ti ingrandisce, avvicina di migliaia di chilometri, ciò che hai a 5 centimetri non lo vedi. Parlare di carità telescopica significa questa illusione di amore che ci addossiamo ogni tanto, che io amo l'umanità, ma odio gli uomini e le donne che sono reali. E un nostro professore, quando ero giovane, perché anch'io ero giovane come te, a Roma, studiavo a Roma, ci parla di una manifestazione, non so se era presente o l'ha detta, ma anche se non è capitata sotto al suo occhio, sicuramente capita, diceva questi stavano manifestando per i poveri in Africa e sull'angolo della strada c'era uno proprio buttato lì, gli dava fastidio perché intralciava il cammino della manifestazione. Questa è la carità telescopica, fatta di ideali, di idealismi, ma non c'è niente di concreto, perché è più eccitante dire che io sto adottando un bambino africano,
Mentre tuo vicino disoccupato che non c'ha da mangiare, da bere, non c'è niente di eroico, non posso sprecare il mio fiato di carità su una carità che non è che voglio mostrare agli altri, ma non è così impressionante, non sa di eroico. A noi piace l'eroico, piace il telescopico, e quindi è questo quello che sottolinea questo autore, che ha molto di evangelico. Se pensate al canto di Natale, in fondo ci avvicina l'idea del Natale, l'idea anche di con quale spirito vivere il Natale. Un altro autore a cui sono molto affezionato mette in una forma plastica e ridicolizzante questo amore fatto di ideali, perché proprio dice così: cioè, quando sono da sola, parla una donna in quel romanzo, e penso agli altri uomini, alle altre donne, mi sento invasa da un senso caritatevole, da uno spirito caritatevole che mi vengono le lacrime per quanto amo gli altri. Solo che se mi dovesse capitare di stare a stretto contatto con qualcuno per più di qualche ora, mi viene l'allergia verso il modo con cui soffia il naso, verso il modo con cui sfoglia una pagina, o mangia un piatto, o col rumore che fa, mangia un contenuto di piatto, o il modo con cui taglia la fettina di carne. Ecco, io amo gli uomini, ma non sopporto l'umanità. E Madre Teresa, che di carità ne capiva, diceva: è molto di moda parlare di poveri, ma è troppo poco di moda parlare con loro. Ecco, la carità, la prima caratteristica dell'amore che Gesù insegna nel suo insegnamento, perché ricordatevi, oggi parleremo anche un po' più brevemente dell'amore come lo insegna Gesù, e domani, anche se non sarà totalmente possibile fare una scissione, però domani parleremo di come l'ha vissuto, di come l'ha praticato. Okay? Questo è un primo aspetto. La carità deve essere concreta. Giovanni, che ha appoggiato il capo sul cuore di Cristo, la mette così, in una frase chiara e distinta. Dice: il vostro amore non sia a parole con la lingua, ma con gli atti e in verità. Cioè, l'amore è una cosa vera, è una cosa impegnativa, è una cosa concreta, concretizzabile, da discernere nella situazione attuale. Quindi a volte l'amore può essere rinunciare a una possibilità, magari di guadagno, che posso avere come padre di famiglia, sapendo che questa mi impiegherà 3 domeniche su 4 del mese, l'unico tempo che posso dedicare alla mia famiglia. Oppure anche una pratica di un hobby che io avevo prima di sposarmi e che so di dover accantonare perché, per forza di cose, discernendo nella mia vita, non ho altro tempo da dedicare alla mia famiglia tranne quel tempo che potevo dedicare a questo hobby la domenica. Ok? Questo è un primo punto. L'amore è una cosa seria, è una cosa concreta per Gesù. Un altro aspetto dell'insegnamento di Gesù sull'amore è che tu non puoi conoscere Dio o dire di conoscere veramente Dio se non pratichi l'amore. Cioè, noi parliamo di fede, amore e speranza, no? Per Gesù amore e fede vanno di pari passo, di modo che quando diminuisce una, diminuisce l'altra, e quando cresce l'una, cresce l'altra. In questo un grande beato, spero che sarà canonizzato presto, il cardinal Newman, un convertito dall'anglicanesimo, la riassume in un modo, cioè riassume ma poi la sviluppa e mostra come veramente così, dice: noi crediamo perché amiamo. Può sembrare un bel slogan, no? Ma lui tira fuori questa conclusione dal dialogo con alcuni atei. Uno di questi atei era un suo fratello proprio di carne, che aveva perso la fede in quanto il papà era banchiere. In un momento è fallito,
adesso non succede più perché gli stati danno sempre priorità alle banche per risorgere, a suo tempo non è successo e il papà è morto proprio in uno stato di depressione, cioè è morto infranto. Allora questo figlio, vedendo l'umiliazione del papà, da banchiere a fallito, eccetera, vedendo tutta quella situazione, dice: dov'è Dio? Non può esistere Dio. Quindi, ferito da questa esperienza, da questa umiliazione che ha subito tutta la famiglia, non crede più. Solo che capita che il fratello, invece, non solo crede, approfondisce la fede e diventa pastore anglicano. E inizia una comunicazione fitta di lettere, fortunatamente, quindi possiamo anche consultare queste lettere, dove il fratello, tra l'altro più piccolo di John Henry, inizia a mandare domande, perplessità, e lui all'inizio risponde, 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 solo che nota col tempo che ad ogni domanda, dando una risposta, apriva un faldone di 50 domande, e andava avanti così. A un certo momento inizia a capire cosa sta succedendo. Gli dice: tu sei in uno stato d'animo incapace di vedere luce, incapace di credere, perché non sono problemi di intelletto che hai, ma problemi di cuore. Infatti, quando ho analizzato questo elemento, ho usato l'unica espressione che mi sembrava adeguata, era una canzone di Elisa, come si chiama? Ligabue, gli ostacoli del cuore. Perché nel cuore ci sono ostacoli alla fede. Se si possono superare questi ostacoli, Newman la mette così: noi crediamo perché amiamo. Ma il mio amico Dostoevsky, questa ve la leggo come l'ha scritta lui, la dice in un modo veramente che traduce il Vangelo. Voi dovete sapere che Dostoevsky era in un periodo in cui la fede era già iniziata ad essere traballante in Russia, c'era tanto ateismo che iniziava ad essere militante, siamo qualche decennio prima della rivoluzione bolscevica, eccetera. E quindi lui ha cercato con genio di tradurre il Vangelo in un linguaggio non classico, non da predica. E allora, in questo romanzo famosissimo chiamato I fratelli Karamazov, lui cerca di mettere l'animo dell'uomo normale sui personaggi suoi. Uno di questi personaggi è una signora che si presenta al personaggio saggio del romanzo, che è un monaco, che si chiama Zosima, e gli dice: io vorrei credere. Mi creda che mi ci metto tante volte a voler credere e faccio atti di fede, gli dico, ma non ci riesco, ho il cuore bloccato, ho la mia mente incapace di superare questo demonio di incredulità che mi invade. Sono tormentata dal dubbio, angosciata, incapace di sentire la fede. E chiede allo Starets, quindi al maestro spirituale Zosima, di indicarle un modo possibile per convincersi e per dimostrare l'esistenza di Dio. Lui le dice, a dimostrare come dimostri che 2 più 2 uguale 4 non si fa, non è degno di Dio. Ma una via per convincerti c'è, è questa, te la indico. Ecco, qui è meglio leggere come la mette, se è un letterato ci avrà un motivo, quindi. Come? Con la pratica dell'amore attivo. Che vuol dire? E spiega. Cercate di amare il vostro prossimo attivamente, instancabilmente. Più progredirete nell'amore, più vi convincerete dell'esistenza di Dio e dell'immortalità della vostra anima. E se nell'amore per gli altri giungerete alla totale abnegazione, allora inevitabilmente crederete e nessun dubbio potrà mai più far breccia nella vostra anima. È così, è provata. Penso che chi ha vissuto veramente, anche non parlo di eroismo, torniamo alla prima qualità,
la concretezza. Quindi abbiamo parlato di concretezza e di attività, di un modo attivo. Chi lo sperimenta percepisce qualcosa del mistero di Dio. Chi vive l'amore, chi riesce a piantare un sorriso dove non c'è, fa un miracolo di creazione, partecipa all'opera creativa di Dio. Chi anche nella sua abnegazione e martirio quotidiano, sul posto del lavoro, nella vita quotidiana, sperimenta questo dono di sé, percepisce qualcosa di Dio. E non è una cosa così strana. In fondo il Vangelo ce lo dice. Dio, il Vangelo, cioè il Nuovo Testamento, Dio è amore. Chi vive nell'amore vive in Dio e Dio vive in lui. Puoi anche non comprenderlo Dio, perché non è un concetto da cogliere e da inquadrare, ma puoi vedere che attraversa il tuo essere, perché ti vede attraversato da una capacità di dono che, diciamolo, come si dice a Roma, parlano se chiaro, chi di noi è capace di un dono, di un'abnegazione totale, come quella che sentiamo attraversarci, come nostra, ma come più che noi stessi. È questo che cerca di sottolineare Dostoevsky in questa piccola scena, anche comica, della donna che soffre di dubbi. In fondo Gesù, nel suo insegnamento sull'amore, riassume l'essenza migliore dell'Antico Testamento. E dico che riassume l'essenza migliore perché c'è un Talmud che riporta un episodio abbastanza comico. Dice, un pagano si presenta da due rabbini, si presenta da uno dei rabbini che si chiama Shammai, che è quasi contemporaneo a Gesù, e gli dice così, mi converto all'ebraismo a condizione che tu mi insegni tutta la Torah mentre io sto su un piede solo. Cosa fa Shammai? Con un bastone in mano lo scacciò subito. Perché? Perché avevano più di 613 precetti. No, erano 613 precetti di Torah. Quindi insegnarvi così, o devi fare il bugiardino, quello che leggono in TV dopo che ti dicono vivinci, e poi ti dicono tipo far venire un cancro in 3 secondi. O fai questo al... un andazzo, ma neanche così, 613 precetti. Quindi questo lo prende e lo mena. Lo stesso pagano va dall'altro maestro, che si chiama Hillel, che era un po' più vicino a Gesù, gli dice la stessa cosa, mi converto all'ebraismo a condizione che tu mi insegni tutta la Torah mentre sono su un piede solo. Cosa gli dice Hillel? Lo accolse nell'ebraismo e lo istruì in questo modo. Quello che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri. Questa è la Torah. Il resto è commento. Va e studia. Ecco, riassume così tutto l'insegnamento dell'ebraismo. Ti ricorda qualcosa? Cosa? L'insegnamento che dice Gesù. Però Gesù la mette in positivo, cioè mentre lui dice non fare, lui dice fate alle altre quello che volete che gli altri facciano a voi. Questa infatti è la legge e i profeti. Ma c'è un altro momento, quindi oltre a questa sapienza della reciprocità, della giustizia, Gesù riassume tutti i comandamenti in uno solo, quindi i 613 precetti. Infatti un giorno uno scriba gli dice, maestro, qual è il più grande dei comandamenti? Perché qui può essere adora il Signore tuo Dio, osserva il sabato, non so, non mangiare carne immolata all'idolo. Poteva essere una risposta, cioè se io non sono preparato su un argomento e qualcuno mi chiede, mi devo creare la risposta, non è facile avere una risposta soddisfacente su una questione. A volte mi capita in classe che uno studente mi fa una domanda, tu rispondi per quello che ti viene in mente. Andando in macchina a casa o la sera prima di dormire,
Se ci avessi avuto 5 minuti per pensare, avrei dovuto dirla così. Gesù invece aveva la risposta pronta, perché era l'essenza più essenziale, la Chanel 5 del suo insegnamento. Cosa dice Gesù quando gli chiede del primo comandamento? Ecco, anche voi siete preparati, non vi manca niente. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E il secondo è simile al primo, perché questo è il primo e il più grande comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi, c'è, quando eravamo piccoli ce lo insegnavano anche a forma di croce, dicevano, Gesù già insegna una forma crocifissa dell'amore, perché l'amore costa, quello dell'amore verticale è l'amore orizzontale, che poi si incarna nella crocifissione di Gesù. E tutto il Nuovo Testamento cerca di riecheggiare e di superare una visione fondata su un legalismo di tagli così la testa dell'animale e metti una parte su... Cioè, queste erano solo immagini del dono dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Paolo dirà, l'amore è la pienezza della legge. Agostino dirà, ama e fa ciò che vuoi. E chi sorpreso gli dice, ma come ama e fa ciò che vuoi? Dice, perché se tu ami veramente... Non ruberai, non ucciderai, non racconterai il falso, non trasgredirai nessuno dei comandamenti. Però l'insegnamento di Gesù, e questo lo vedremo domani se Gesù predica bene o razzola male, anche se conoscete la fine della storia, quindi non c'è lo stile romantesco di dirvi come è finita la storia di Gesù, però dice... No, non dice soltanto il vecchio comando dell'amore, perché questi due versetti che abbiamo citato in fondo vengono dall'Antico Testamento. Amerai il Signore tuo Dio e amerai il prossimo come te stesso. È l'Antico Testamento, e Gesù stesso dice, è il compimento della legge. Questo antico comandamento Gesù lo presenta con una misura nuova. Qual è la misura nuova? Facilito la risposta, è dal Vangelo di Giovanni. Sempre l'amore. Ma la misura è diversa, perché a volte ci amiamo così male che gli altri dicono te prego non amarmi, come faceva quel Pedro di Zeli. Rimaniamo sull'amore. Lui parla comunque dell'amore, ma in un'altra chiave, un po' meno, come dire, così a giudizio personale, a piacimento. Come io vi ho amato. Vi do un comandamento nuovo, ecco il parroco è promosso. Grazie. Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo è il comandamento nuovo, e Giovanni, che ha rimorginato su tutto, la mette molto bene. Mi sa che non ce l'ha qui, quindi ve la dico a memoria. Parla del vecchio comandamento che Gesù carica di una novità. Non è più la novità di una prassi, di una legge, ma di una persona, la persona stessa di Gesù, con tutto quello che può essere costoso, impegnativo, irraggiungibile, impossibile, umanamente parlando, incarnare l'amore di Gesù. Però se leggete la prima lettera di Giovanni, vedete questo passaggio, che non è un passaggio che cambia l'antico, come dice Gesù all'inizio della predica, all'inizio del Vangelo di Matteo, quindi Matteo 5:6, dice non sono venuto per abolire la legge, ma per darle compimento. Il comandamento dell'amore nell'antichità
era un comandamento basato sulla tua giustizia con te stesso. Infatti la religione per i medievali era fondata soprattutto sul senso di giustizia. Dio, tuo creatore, ti ha dato tutto, giustamente tu devi a Dio l'obbedienza della fede, la santità dovuta a Dio, e il prossimo anche questo senso di giustizia. Gesù emette un criterio nuovo, non è più il senso di giustizia, ma il senso dell'eccesso del suo amore, di cui parleremo meglio domani. E la questione che vorrei porre prima di passare all'ultima questione: ha diritto uno a comandare sull'amore? Ha diritto qualcuno a dire ama? Ha diritto sul cuore, no? Ha diritto di comandare sul cuore? Perché in questo, il Nuovo Testamento ha alcune espressioni che noi leggiamo, poi spesso siamo distratti durante le letture, ma quando te li metti davanti e magari è il primo versetto che leggi, dici: cavolo, qui c'è da ragionare. Ad esempio, San Paolo dice questo versetto: chi non ama il Signore Gesù Cristo sia anatema. Cos'è questa parolaccia? Anatema. Anatema lo facevano, ad esempio, i concili contro Lutero perché era eretico. Ma perché era eretico? Perché la pensava male, no? Secondo i criteri del concilio di allora. E così, chi non faceva quello che era, o chi non professava la fede, si escludeva da solo dalla comunione di fede e quindi era escluso. Quale sarebbe una traduzione buona per anatema in italiano? Comunque si usa... Escomunicato. Scomunicato. La scomunica, l'anatema. Avete capito? Paolo dice: chi non ama il Signore sia scomunicato. Non so voi, ma io mi sento allora scomunicato 3.000 volte, perché tante volte l'esperienza di fede non è proprio a livello dell'amore, a livello del legalismo. Osa comandare sul cuore. E in questo mi sono incontrato con un bellissimo paragrafo di un ebreo, quindi che ragiona comunque da ebreo, ma ragiona su questo problema. Un ebreo che ha vissuto durante il periodo dei nazisti, quindi è stato anche prigioniero. Ecco, mi sono perso la pagina. Allora, si chiede questo grande esponente, perché ha sopravvissuto anche alla guerra, sull'amore. Dice: sì, certo, l'amore non può essere prescritto. Nessuna terza persona può ordinarlo, neanche un marito a una moglie, cioè non puoi dire amami, perché è un gesto. L'amore e la libertà vanno insieme. Non è una cosa che puoi imporre all'altro, è una cosa che puoi desiderare, a cui puoi costruire lo spazio, il contorno, ma non puoi provocarlo. Sì, certo, l'amore non può essere prescritto. Nessuna terza persona può ordinarlo né ottenerlo con la forza. Nessuna terza persona, appunto, ma l'uno lo può. Il comandamento dell'amore può venire soltanto dalla bocca dell'amante, dalla A maiuscola. Solo l'amante. Ma l'amante lo può realmente. Può dire, e infatti dice, amami. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore. Sulla sua bocca il comandamento dell'amore non è un comandamento estraneo, ma non è altro che la voce stessa dell'amore. Queste parole possono essere belle ma anche irritanti, perché lui lo può comandare? Io vorrei interpretarlo alla luce di tutta la tradizione biblica, dove il comando del Signore non è un comando che si butta sulla spalla dell'uomo,
ma è una realtà che può sollevare l'uomo, che può diventare potenza nell'uomo. E come lo interpreto questo? Vi do un esempio del Vangelo di Giovanni, Giovanni 8. Quando gli portano a Gesù questa donna colta in flagrante, io mi sono sempre chiesto, ma quel cavallo con cui stava facendo la corsa, dov'è? Perché solo lei e quell'altro... Comunque, superata questa questione, che Gesù con molto garbo supera ma senza trascurarla, gli dice, no, conoscete bene l'episodio, gli dice ai farisei, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma non è questo il punto che mi interessa. Qual è il punto che mi interessa? Quando Gesù parla con la donna e le dice, va e non peccare più. Come lo intendete? Come così? Cosa significa va e non peccare più? Una soluzione del peccato della vita. È una soluzione, ma c'è di più, ed è questo, è questa la dimensione che non cogliamo nella parola di Gesù sulle cose. C'è giudizio, sicuramente. Ripone sicuramente fiducia, cioè è una parola che... Ma questa fiducia che Gesù ripone esprime la fiducia della parola creatrice di Dio. Ed è, a questo vogliamo arrivare, è fondamentale. L'amore non è una prassi che sgorga dal cuore dell'uomo, l'amore in tutte le sue manifestazioni. L'amore innanzitutto è accoglienza della potenza creatrice di Dio. Quello che Gesù dice in Giovanni 8, per capirlo nella sua portata più profonda bisogna capirlo alla luce di Genesi 1, quando Dio chiama le cose e vengono all'esistenza. Ecco, avete sentito parlare di abracadabra? Che vuol dire? È la parola magica. Ma voi sapete che l'abracadabra è una parola che viene dalla Bibbia? E sapete a chi si applica? A Dio soltanto. L'abracadabra significa semplicemente così. Abra è creare, ca mentre, dabra. Dio crea parlando. E viene dal primo capitolo di Genesi. L'hanno presa per parlare della magia perché è il mago dicendo fa le cose. Ma di per sé è l'atto stesso di Dio. La parola di Dio è creatrice. Dice e le cose furono. Abra cadabra. Crea dicendo. E quello che Gesù dice alla donna, quindi non è solo un comando, non è solo un'assoluzione, è un comando, è un'assoluzione, ma è soprattutto una creazione nuova. Amare non è una, amare come Gesù è un atto divino, quindi non è un atto dell'uomo come uomo. È un atto che assume la potenza creatrice, la potenza sovrannaturale di Dio. Imparare ad amare non è una decisione soltanto. E alla fine è una decisione, decidetevi, decidiamoci per l'amore perché è l'unica battaglia non persa che possiamo fare. Ma non è primariamente una decisione, è soprattutto accoglienza, è fare spazio. E permettere alla luce di attraversarci, e permettere alla grazia di Dio di attraversarci. La grazia di Dio, in senso letterale, non è quella cosa che attendiamo alle mura delle chiese con cuoricini, ex voto, eccetera. La grazia non è neanche la grazia di essere intelligente e di superare un esame. Queste sono piccole grazie dispensate che ci fanno capire anche che la vita è bella e che il Signore è presente nella nostra vita. Sapete, teologicamente, ma proprio teologicamente nel senso più duro del termine, cos'è la grazia?
È un'espressione della grazia. La grazia è altro. La presenza del Signore è altro. E quindi? Cos'è la presenza del Signore? Siete molto vicini. C'ha un nome. Il Signore non è anonimo e non ama l'anonimato. È l'amore di Dio nel suo nome. E chi è questo amore di Dio? In un certo senso sì, ma Gesù, lo Spirito Santo, qui l'ha detto, ha superato l'esame di Trinitaria. Lo Spirito Santo, ce lo dimentichiamo, ma quando leggiamo le lettere ai Romani, cosa ci dice San Paolo? L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto. L'amore non è una gara atletica di chi è più caritatevole, di chi... L'amore innanzitutto è far spazio all'invasione dell'amante, l'invasione di Dio nella nostra vita. Quando ti senti in carenza, fai spazio a Lui. Non metterti ad esercitarti come se fossi un orfano. Sei un figlio, hai ricevuto lo Spirito del Padre e con questo Spirito tu diventi spazio dell'amore, tu diventi amore. Madre Teresa, che diciamo è un esempio che si può usare sempre perché non solo cristiani, anche non cristiani conoscono, apprezzano e stimano, non era una macchina di carità. Alle sue sorelle diceva, ricordatevi sempre, voi non siete assistenti sociali, voi siete spose di Cristo. C'è una bella differenza. Non era un'attivista, non era schiava dell'attivismo. Madre Teresa faceva l'adorazione tutti i giorni. Quando ero più giovane e potevo fare cose che alimentavano un po' il mio egoismo, cioè così per rinfacciarmi il fatto che alla fine sono buono, andavo ad aiutare le sorelle di Madre Teresa vicino a San Pietro, nel casa dono di Maria. Poche volte alla fine sono andato, ma quelle poche volte che sono andato ho notato questo fatto. Non si distribuiva cibo, punto e basta. Si faceva un servizio completo. E non si faceva solo il servizio, c'era tutto un preludio che si viveva insieme nella preparazione, la preghiera prima di iniziare il servizio e una qualità di presenza mentre si distribuiva il cibo. Questa è una cosa che Papa Francesco sottolinea tantissimo, lui che ha avuto modo di lavorare da vicino con i poveri e chiede, quando tu aiuti un povero, lo guardi in faccia o distribuisci l'elemosina così? Okay? Qui torniamo anche un po', tocchiamo, anche se non è l'ambito mio, l'ambito pastorale. La pastorale della carità va a spesa della dignità dell'altro o risolleva la sua dignità? Pensate a a Giovanni 8, a Gesù che parla con questa donna. Le restituisce una dignità che una società maschilista le ha rubato, molto ingiustamente, perché come se... Cioè, quando ci sono due che fanno qualcosa, ci sono due, non c'è solo la donna. Gesù supera questo dislivello e supera soprattutto l'umiliazione che può pesare su una persona messa a nudo. La stessa dignità Gesù la pratica verso la samaritana, ma di questo parleremo domani. Per chiudere sulla carità, perché vi ho detto che a volte... spacciamo l'amore, un amore un po' più raffinato di quello di Gesù. Lo zucchero troppo raffinato fa male ai nostri organi, noi abbiamo bisogno di cose un po' più grezze. Quindi per parlare di un amore un po' più grezzo, ma che traduce l'idea di Gesù sull'amore, vorrei citarvi sei parole. Quindi uno, cinque, sei. Sei parole sull'amore di un gesuita che mi piace tantissimo per vari motivi, ma uno di questi grandi motivi è questo. Lui diceva: tanti cristiani vivono una spiritualità di massacro. Cos'è la spiritualità di massacro? È una spiritualità
che pretende di costruire castelli ideali di vita spirituale sulle macerie dell'umano. E quante volte noi scandalizziamo per la poca umanità che trasmettiamo uscendo dalla Chiesa o per chi ci conosce come cristiano. Ogni tanto cerco di mantenere l'anonimato cristiano perché alcuni nostri, miei comportamenti non riflettono troppo quello che devo manifestare, quindi mi conviene un po' l'anonimato, ma quante volte scandalizziamo? E lui diceva: non si può costruire una vita spirituale sulle macerie dell'umano. Questa è una delle tante cose che insegna, ma penso che ne parlerò anche un po' domani. Però offre sei parole chiave per l'amore, perché dice: l'amore a volte, proprio perché vogliamo l'ottimo, perdiamo il bene. E offre sei parole, le dirò commentando molto velocemente ognuna. La prima parola per lui è, cioè un nome dell'amore, un sinonimo dell'amore è offrire. Cosa significa offrire? Offrire, quando io offro, significa che precedo il bisogno dell'altro. E lui dice: l'amore innanzitutto è preveggente, è previdente. Bella la parola previdente, viene da pre e da vivere. Vedere prima. Ti viene in mente un passo mariano del Vangelo in cui Maria prevede? Le nozze di Cana. Quasi prima di chi ha bisogno, Maria si accorge. E questa previdenza a volte è più bella di quello che viene donato. Cioè, se io ho bisogno di X e Tizio mi dà X ancora prima che si manifesti il dono, la cosa più bella è questa previdenza. Penso che l'abbiamo sperimentato tutti in qualche modo. Qualcuno che percepisce che ti manca qualcosa. Un esempio molto materiale, culinario, non perché non mi ha dato da mangiare, ma così perché mi è venuto in mente, quando sei invitato a pranzo e c'hai le mani corte perché sei un po' timido e non puoi fare la figura del magnone, e vedi qualcuno che vede che sei veramente lontano da tutto, perché a volte capiti proprio tra due parti del tavolo e stai sempre a romperti le ginocchia, che prevede chi ha bisogno, a chi manca qualcosa, ancora prima che tu lo chiedi, te lo rivesti. Questo servizio, molto più di quello che consumi, ti rimane, perché forse non ti ricordi più cosa hai mangiato, cosa ti ha dato, ma ti ricordi di questa offerta, di questa previdenza. La seconda parola è donare. Donare, quindi la generosità di un cuore, esprime la realtà dell'amore. L'amore è apertura, è un cuore che rischia, sì, perché quando apriamo il cuore rischiamo. Questo donare lo coniuga il padre Varion con un altro termine, a volte più costoso, ma che è un donare importante in qualsiasi rapporto, soprattutto in un rapporto stabile. Perdonare. Voi sapete che la parola per viene dal latino e esprime un ingrandimento di quello che viene dopo, no? Per donare è forse il dono più grande che ci possiamo dare in una vita. È impossibile pensare una vita comune, una vita a lungo termine, senza perdono. Non parlo solo di marito e moglie, fratello e sorella, amico e amica, anche una comunità ecclesiale. Perché è inevitabile che ci siano scontri, arrabbiature, frizioni, dire questo è umano. E la persistenza, il puntarsi, impuntarsi sul non perdono che veramente logora un rapporto. E si passa anche in una coppia felice, si passano momenti in cui succede qualcosa che uno dei due non riesce a perdonare.
Ecco, il perdono, prima di essere un regalo che fai all'altro, è un regalo che fai a te stesso. Perché il perdono a me viene di raffigurarlo come una bomba che tu attacchi al tuo cuore, perché alla fine è nel tuo cuore, per danneggiare un altro. Il primo che a esplodere sei tu. Cioè, il primo kamikaze con la testa non a posto sei tu. Quindi il perdono, a differenza di altre cose, è soprattutto un dono che fai a te stesso. Quarto termine, e più andiamo avanti più vi sorprenderete, domandare. Amare, siamo abituati, ed è qui che il concetto di amore del cristianesimo è più concreto e supera il nostro idealismo. Domandare a qualcuno è un modo per dire io ti considero. Io ti rispetto, io so che tu puoi dare, io ti do l'occasione di dare. Quindi domandare è anche una forma di amore. È una forma che ci umilia, cioè noi uomini, quando ci perdiamo, adesso stasera non c'era modo per chiedere perché stava diluviando, ma quando ci perdiamo facciamo fatica a chiedere, facciamo fatica perché non vogliamo dare all'altro la soddisfazione di esserci da guida. Quindi capita spesso, anzi sono luoghi comuni che si utilizzano nei libri sulle coppie, che la donna vuole chiedere a tutti, l'uomo non vuole chiedere a nessuno, litigano in macchina e lei borbotta sul suo tom-tom integrato e si crea un po' di frizione sul domandare. È vero che è una forma di umiltà, ma anche una forma di amore. Perché poter chiedere significa anche affidarsi, significa avere fiducia e fede e amore si accompagnano sempre. Quinta parola, accogliere, perché a volte domandi, e questo lo voglio dire alle donne, quando tua moglie, sì, quando chiedi a tuo marito, mi lavi i piatti, devi accogliere il risultato finale. Quando, no, questo lo dico in un modo spassionato, quando dici sto uscendo, sto facendo questa quell'altra cosa, questa è la carità concreta, perché il resto è telescopico. Questa carità concreta, vedo che gran parte di voi siete accompagnati, quindi è anche un argomento abbastanza concreto. Non pulirà mai il salotto come lo fai tu. Non pulisce però. Ma se non lo pulisce, già lì se uno prende il cacciatore dice vabbè non l'ho fatto, ma quando lo fa e poi ti trova lì col tuo telescopio, microscopio, analizzatore di germi a vedere che accogliere è un altro nome dell'amore. Poi fatevi un altro esempio dalla parte femminile, eccetera. Io ad esempio ho imparato col tempo che ogni volta che affido a mia moglie una commissione economica mi torna la fregatura. È generosa con tutti. Dovevo restituire un modem alla Telecom, questo un po' di anni fa, potevi mandarlo con un pacco normale, 6 euro. No, la raccomandata, ma non la raccomandata normale, raccomandata 1, quella che arriva il giorno dopo. Dici sì, avranno bisogno di questo per portare avanti la connessione di tutta l'Italia. 22 euro. Ecco, col tempo devi imparare, potevo comprarlo. Col tempo devi imparare che amare anche accogliere la capacità di donare dell'altro, di donarsi dell'altro. Quante vite sono distrutte perché pretendo dall'altro ciò che l'altro non è, non sarà mai e non può essere. Ho dato l'esempio delle coppie, ma pensate ai figli, pensate ai genitori. Cresciamo se perdoniamo alle nostre radici, ma riusciamo a perdonare soltanto se accogliamo la loro povertà, la loro alterità. L'ultima parola, qual è secondo voi? Ripetiamo, dai, come vedete che anche sono concatenate. Abbiamo detto offrire, donare, perdonare, domandare, chiedere quindi, accogliere,
siete troppo buoni. Sono tutti sinonimi dell'amare, quindi l'amare è sottointeso. Quindi stavamo dicendo offrire è amare, donare è amare, perdonare è amare, domandare è amare, accogliere è amare. Poco santo, un po' poco santo. Rifiutare. Rifiutare. Che non è rifiutare, rifiutare due volte. Rifiutare, cosa significa? Può significare tante cose. Prima di tutto bisogna ricordarsi che siamo limitati. Questo soprattutto per le persone generose, ma profondamente generose, che non sanno dire di no. Ma a volte non sappiamo dire di no, non perché siamo troppo generosi, ma perché abbiamo, come dire, lo stomaco più grande dell'occhio e il cuore più grande delle braccia. Cioè dice di sì a troppe cose e c'hai troppe cocomeri in braccio, fai un gelato di cocomeri. Rifiutare è un'espressione dell'umiltà della nostra creaturalità. Posso fare, ma non tutto. Cioè, vi dico una cosa semplicissima di questo periodo. Penso che mi può dare conferma. Mi hanno chiesto, poi passa l'estate e non ti chiama nessuno, durante il periodo di Quaresima ti chiamano in diversi. Ho dovuto dire di no ad alcune esperienze, anche se mi sarebbe piaciuto. Io sono un megafono, dovunque mi metti a parlare sto bene. Quando mi ha chiamato Don Paolo, cosa le ho detto? Qual è l'argomento? Perché se fosse un argomento a cui mi fossi dovuto applicare per imparare una cosa nuova, portarla avanti, quindi che richiedevo, non ce l'avevo il tempo. Amare e anche rifiutare, perché quale sarebbe stata l'alternativa? Togliere più tempo a casa, stressarmi più di quanto sono stressato per questo periodo lavorativo, e andare dalla gente per dire una cosa che così ho racimolato all'ultimo minuto e butto lì. Rifiutare in quel caso è anche amare. E anche dare agli altri, magari dare a un altro l'opportunità di fare una cosa bene, mentre tu la facevi benino, così. Rifiutare anche, vorrei dirlo nel titolo di un libro che era nelle librerie anni fa, I no che fanno crescere, è un libro di educazione verso i figli. Questi no che fanno crescere si trovano in famiglia, in coppia, si trovano anche nel lavoro che facciamo. Io sono docente, una delle ragazze, l'ho mandata a casa una volta per un esame, io dico non vi boccio, vi rimando per rivederci un'altra volta. La seconda, la terza volta era lì vacillante e ho detto ok, dobbiamo fare la tripla. E dice dai, ma professore, ma mi faccia passare, io ho un figlio, io ne ho due, l'ho detto, adesso ne avrei tre, quindi ho un alibi maggiore. E lei mi ha detto ma perché lei è così... Sì, poi dopo l'esame mi ha detto la parola che pensavo. Le ho detto per quattro motivi, poi ero molto preparato per quel giorno. Prima perché amo Dio e non posso immaginarmi la sera davanti a Lui a far passare queste cretinate come un 18. Cioè, questi sono zero, punto. Secondo, amo i suoi colleghi che hanno studiato, hanno fatto il mazzo e non posso trattarti come loro. Terzo, amo me stesso, quindi vorrei anche mantenermi una faccia che mentre guardo allo specchio non riempio di sputi. E quarto, anche lei forse questo non lo crederà, io voglio bene, non si può dire ti amo a una signora con un figlio. Se non pretendessi da te, sto privando di qualcosa. Se non pretendiamo, non nel senso della pretesa, mi devi dare, ma la pretesa oculata,
che guarda alla capacità dell'altro. Se non pretendi, stai privando. Vorrei lasciarvi con questa frase. Se non pretendi, stai privando. In fondo questo è il gesto di Dio nei nostri confronti. Dio pretende, è ambizioso, non perché le nostre giustizie lo riempiranno di qualcosa che non ha. Dio è la pienezza, è l'assoluto. Io quando cerco di spiegare a qualcuno che se tu vivi una vita spirituale non stai facendo un favore a Dio. Dio è beato in te stesso, stai facendo un favore a te stesso. E quando parlo con qualcuno e dico, pensa sempre in un principio egoistico positivo. La cosa buona che fai ti fa bene, perché il bene fa bene, il male fa male. Non fai un favore a nessuno se sei felice. Non fai un favore a nessuno, cioè, sì, fai un favore al mondo, ma prima di tutto a te stesso. E vorrei concludere con una storia di un mio professore che racconta di un campeggio che ha fatto con ragazzi al nord. Dove va in vacanza il Papa? In Valle d'Aosta. In Valle d'Aosta, stava facendo lì Dolomiti, Valle d'Aosta, non mi ricordo dove esattamente, sono due zone diverse? No, dove andava, adesso lo parla diretto. Certo. Stava facendo, e dice, in un pomeriggio era dedicato alle confessioni, viene da me una ragazza e inizia a dirmi i suoi peccati e io, cioè, pur con tanta tenerezza, le dicevo che deve migliorare su alcune cose, soprattutto su cui si vede che non vuole migliorare. E lei, dice questo sacerdote, mi disse, sì padre, ma il Signore è misericordioso. E lui ci disse, l'ho guardata negli occhi e le ha detto, sì, è misericordioso, ma è anche ambizioso per te. Il Signore è misericordioso, come qualsiasi padre e madre fanno perdonare tutto ai figli, anche cose che forse nel passato pensavi non avresti mai perdonato, come un figlio che ti disegna Peppa Pig un libro di teologia, questo non l'avrei mai accettato. Eppure mi sono visto di peggio sui miei libri, con i miei figli che proprio hanno queste foghe artistiche. Ma sei anche ambizioso. Non perché vuoi fare bella figura, sì, forse nella nostra umanità anche a volte lo vogliamo, ma se pensiamo nel fondo del nostro cuore, chi ama pretende la pienezza dell'altro. Chi ama una rosa non può accettare che rimanga un moccio. Chi ama, e chi ci ama, un essere umano, non può accettare che la nostra umanità sia chiusa in sé. Vuole che fiorisca. E diventare amore come Cristo, questa è la fioritura dell'essere umano. Io ho finito, non so se chiudiamo così, o se qualcuno... Io direi che possiamo chiudere in questa maniera, tenendo